tornati in un video dopo tantissimo tempo. Impegni col lavoro, sto facendo dei lavori per il canale, sto facendo delle risistemazioni della camera, un sacco di cose, quindi non sono più usciti i video, sono stato anche impegnatissimo col lavoro, periodo di Natale, tutto. E iniziamo con questo video per mostrarvi dei lavori e un unboxing che c'è, che ci ha perso di traccia. Ma cos'è il pacco che è arrivato? Che è questo qua, un pacchettone enorme che non ho più pallida idea di cosa c'è, quindi andremo ad unboxarlo. Ma vi mostro un'altra piccola cosa. Quello lì è il pacchettone, c'ho l'osmo stabilizzato sulla verticale, non sull'orizzontale, quindi vi faccio vedere. Il computer non c'è più perché sto facendo un lavoro, vediamo se riesco a farvi vedere. Vedete, lì c'è lo scotch, qua c'è il computer, stavo pulendo, facendo i lavori, perché ho trovato il piano in cristallo per finire il progetto. All'inizio c'è il piano originale che andrò poi a staccare e imbustare, che in caso in futuro ci abbiamo il piano nuovo, ci abbiamo il piano originale. E abbiamo dato una grattata, una levigata a tutto il bordo, perché prima era così tutto pieno di colla, tutto ruvido, e abbiamo dato una bella grattata e una passata di primer dello stesso colore, che adesso si sta asciugando, si sta asciugando. Poi andremo a mettere, che non so più dove l'ho messo, da qualche un'altra parte, una guarnizione siliconica qua attorno, quelli tipo per le porte, e andremo ad appoggiarci il cristallo qua sopra. Quindi vediamo come procederà. Adesso lascio asciugare un po', poi gli attacco la gomma siliconica. Altra cosa che facciamo è l'unboxing del prodotto, questo qua, del pacco. Quindi adesso cambio camera, passo dal telefono che riesco a orientare meglio la camera, e apriamo il pacco e vediamo che pacco è. Ok, mi metto a terra perché il pacco è grosso e non ho, a parte sul tavolo da capo non lo metto. Andiamo a vedere cosa c'è qua dentro. Sarà bellissimo. Oh mio Dio, non ci credo, è pazzesco. Allora, è una, come si può vedere, è un impianto audio che ringrazio tanto Levi, il mio amico Igor. Ciao, ti saluto, non so se si vede, ti saluto, ti ringrazio tantissimo, è fantastico, grazie mille, non so cosa dire, è fantastica, quindi è un impianto audio veramente fantastico. Vediamo di tirarlo fuori dalla scatola, pesa una tonnellata, una roba assurda. Oh mio Dio. Fantastica! Oh mio Dio! Qua abbiamo un telecomando che non so cosa serve, dovremo vedere, ci saranno tutte le impostazioni da leggere, manuale che noi non leggeremo. Poi abbiamo la scatoletta magica con tutte le istruzioni. Cioè, mi spiegate una cosa? Cosa serve una scatola del genere per delle libretti, manuali di istruzione? Va bene che possono servire per fare magari un po' di spessore per la scatola, però il cavo d'alimentazione e il manuale di istruzione e una scatola così va bene. Pazzesco, qui abbiamo il cavo di alimentazione che non so per cosa sia,
È un cavo di alimentazione e in più abbiamo anche delle prolunghe audio. Vediamo un attimo di capire. Abbiamo una USB-C, fantastico che c'è la USB-C. Poi ha una prolunga jack maschio-maschio da 3,5 mm e un alimentatore, un cavo, non è proprio un alimentatore. Mentre qua dentro, che peraltro pesa un quintale anche questo, dovrebbe esserci il sub. Questa scatola la tiriamo via. È enorme, cioè neanche un mattone, raga. No, pesa meno di quello che sembrava, dai. Si vede che nella scatola qui c'ha un connettore, credo per l'alimentazione, non lo so. Vediamo di evitare di far danni. Cioè, guardate. Che sub, è fantastico. Il design è fantastico, bello. Qua sotto abbiamo l'uscita dei bassi. E non vedo, ha un solo cavo e basta. Non capisco, c'è solo un cavo. Dove si attacca? Si attaccherà qua dietro da qualche parte. Ah, ok. Si attacca qui dietro, sub l'ingresso audio, c'ha la USB che non so per cosa serva, il cavo AUX, un cavo HDMI che non so cosa serva, andremo a vedere. Quindi adesso lo metto via ed cioè, è fantastico. Poi appena ho finito la scrivania vi faccio vedere tutta la postazione completa. Andiamo a rimettere questa che non si rovina. Quindi, grandi novità, adesso incliniamo un attimo, vediamo se riesco. Tengo in alto il treppiede perché non so quanto zoom gli ho messo. E fantastico, vi faccio vedere, è enorme questa cosa qua. Quindi, aria di grandi cambiamenti, verrà cambiata parecchie cose nella scrivania. Ci sarà una piccola sorpresa che ha a che fare col canale e speriamo che venga bene, ci vuole un po' di tempo, ci stiamo lavorando e quindi arriverà anche quella presto. Vi farò vedere poi finito quando sarà arrivato il piano e tutto. E niente, un saluto elettrizzante a tutti. Commentate, iscrivetevi, lasciate tanti like. Ciao!